How come you're so stupid? Ecco, ci siamo. Fortunatamente abbiamo potuto concederci una momentanea pausa per avere ulteriori chiarimenti e informazioni riguardo, soprattutto alle informazioni riguardo al presunto terrorista dell'Iraq che sta con le sue minacce calando un velo di mistero e di pericolo, soprattutto su questa cerimonia che per il resto sta svolgendosi mirabilmente con un dispiego di costumi eccezionale. Siamo in attesa ora che il principe Carlo sta sfilando sul suo cocchio insieme al fratello fra le immense ali di folla che si sono formate sin dalle prime ore di ieri mattina. Già c'erano alcune persone in posizione, nelle primissime posizioni, per assicurarsi una visuale perfetta del passaggio. E abbiamo dunque il principe Carlo che sta viaggiando sul cocchio. Abbiamo, sì, possiamo diffondervi, in attesa dell'arrivo di Lady D, come la chiamano in Inghilterra, possiamo diffondervi una traduzione simultanea di un rapido articolo stilato durante la notte con veramente lodevole dedizione da, ecco, sì, ecco, in un cocchio, ecco, in un cocchio scoperto, ci dice Patrick, coperto. Sta giungendo, è appena partita Lady Diana Spencer, che in questo istante è accompagnata dalla madre, dal padre. Dovete perdonare queste piccole imprecisioni. D'altronde il collegamento telefonico è quello che è. Si tratta di una lunghissima telefonata internazionale e quindi il velo, dicono, che dice padre, che il velo che indossa la lady occupa tutta la carrozza. Sì, deve essere una cosa veramente spettacolare. Mi dispiace che non possiamo vedere in questo istante le immagini, dobbiamo esclusivamente dedicarci all'ascolto di ciò che ci sta dicendo Patrick via telefono. Speriamo che il collegamento perduri. Intanto direi che possiamo procedere a darvi mentre avanzano alcuni stralci. Sì, dice Patrick che la folla sta salutando veramente calorosamente la futura regina d'Inghilterra. Benissimo, direi che con una sventoli, scusa, di bandierine. È molto abbronzata, è molto arrossata, mi dicono. Ecco, in questo momento mi autorizzano. Sì. Io faccio fatica un po' a interpretare quello che dice quell'irlandese di Patrick. D'altronde, vabbè. Allora possiamo. È molto emozionata, finalmente. Sì, direi che perlomeno è abbastanza comprensibile questa emozione. Speriamo che non influisca sulla cerimonia. D'altronde ci è stato riferito da Patrick che le prove della cerimonia hanno dato degli errori di tempismo dell'ordine al massimo 15 secondi, quindi direi che la situazione è perfettamente sotto controllo. Ecco, a questo punto i 101 e 600 megacicli sono lieti di presentarvi un documento abbastanza importante, ovvero sia una rapida biografia stilata da Patrick Cargill durante la notte per i 101 e 600 megacicli di Pavia Radio City. Ovviamente la biografia è giunta in inglese, procederò a tradurvela in simultanea, tradurla per tutti gli ascoltatori dei 101 e 600. Mancano 20 minuti a mezzogiorno in questo istante, la cerimonia sta procedendo benissimo nonostante tutte le possibili disgrazie che avrebbero potuto succedere, ma che grazie al cielo non sono successe. Speriamo non ultima quella che riguardava le minacce fatte appunto dal terrorista di cui dell'Ira. In questo momento mi sfugge George Latimer, il terrorista che ha minacciato di abbattere
i due durante la cerimonia, speriamo non sia una cosa veritiera. Dunque, procediamo allora alla traduzione di questo articolo pervenutici durante la notte. Per la maggior parte delle persone nel mondo occidentale la vita è una questione di scelta, come lo è di possibilità. In effetti è una base fondamentale delle nostre credenze che noi possiamo fare di noi stessi ciò che vogliamo. Sì, scusa, perdonami. Mi dice, sono sempre notizie che ci arrivano simultaneamente da Patrick, dice che a differenza di Carlo, che nel suo cocchio scoperto saluta amorevolmente i sudditi e la folla, Lady Diana rimane chiusa proprio, forse questo è dato dall'emozione, nella sua carrozza e non si affaccia a salutare. Sì, in effetti, d'altronde penso che questa sia un'antica consuetudine delle cerimonie nuziali regali del Regno Unito, quella di far viaggiare il principe, il futuro marito scoperto, in una cocchia scoperto, mentre invece lei viaggia coperta. Dunque, stavamo dicendo, ma per Charles Philip Arthur George, questo è il nome completo del principe Carlo, il 21esimo principe di Galles, erede al trono della sua maestà la regina Elisabetta II. Non ci sono lussi di questo genere, non può insomma fare della sua vita quello che gli desidera. Il telefono squilla, vediamo, credo prego la segretaria di assumere la telefonata. Tutto è regolare? Sì, questo ci arrivava sull'altra linea. Comunque, ora penso di dire di tenerla occupata. Un attimo, per cortesia. Era semplicemente caduta la linea, d'altronde prevedevamo questi intoppi. La linea è stata comunque ristabilita, seduta stante. Avete sentito lo squillo del telefono che ci dava di nuovo la linea. Nulla di nuovo per quanto riguarda la cerimonia. Procediamo comunque nella descrizione degli eventi. Si stava parlando del principe Carlo, che è nato principe e principe resterà fino al giorno in cui egli morirà o diventerà re. Dice Patrick Cargill che un principe è un principe e non può diventare mai un uomo comune, non può diventare un chirurgo o uno scrittore o un minatore. Dal giorno della sua nascita nel 1948 la vita del principe Carlo ha seguito dei binari estremamente precisi e già stabiliti da varie organizzazioni e vari rituali. Per quanto riguarda la personalità di Carlo, Carlo è molto difensivo riguardo alle restrizioni impostegli dalla sua posizione, come naturalmente qualsiasi persona che si rispetti sarebbe. Dice il principe che io ho una vita propria e questa vita mi piace. Forse mi piacerebbe di più avere un'altra vita, ma questa è quella che conosco e quindi mi accontento di questa. Ecco che intanto il principe, mi dicono, sta salutando la folla numerosissima, sì, sì, che si è stipata oltre alle transenne, devo dire, con notevole ordine. Speriamo che fra la folla non si nasconda qualche minaccia, come purtroppo è successo altre volte. D'altronde non vorrei fare l'uccello del malaugurio. Ecco che in questo momento a Trafalgar Square è arrivata la regina Elisabetta II d'Inghilterra, accompagnata dal principe Filippo. Sta avvicinandosi in questo momento vengono ricevuti in questo istante, sono dall'autorità, penso, ecclesiastica. Sì, sono formule di rito che l'antichissima tradizione britannica segue anche oggigiorno nel XX secolo, delle cose che alcuni potranno sapere di istantio, ma per altri sono di una bellezza unica. Sì, anche la regina, naturalmente, sentimenti molto comuni nelle donne, si dimostra molto emozionata. Sì, in effetti dobbiamo notare che, nonostante l'abitudine a queste cerimonie, direi che ha un viso piuttosto teso, il sorriso è appena presente sul volto.
Certo. Comunque... che mi diceva Patrick che i capelli regali fanno molto discutere, almeno quelli delle, della regina madre e della regina Elisabetta. D'altronde è ormai anche questa diventata una tradizione della famiglia reale britannica, quella di essere popolare oltre che per la sua carica, per i suoi cappelli abbastanza vistosi e certe volte al limite del cattivo gusto secondo i parametri di alcuni. Stanno entrando nella cattedrale ora. Ecco, in questo istante sono le 11:45 del 29 luglio 1981. In questo istante la regina e il principe Filippo stanno entrando nell'immenso nell'immensa cattedrale di San Paolo. Anche vengono ricevuti dalle autorità ecclesiastiche come diritto, come ormai tradizione da secoli a questa parte, e in, si stanno avvicinando anche altri membri molto elevati della famiglia reale, membri che spero il nostro Patrick possa darci i nominativi al più presto. Mi dicono che stanno anche entrando il principe Carlo e accompagnato dalla sorella, se non erro. No, è solo la sorella. La sorella del principe Carlo, precisamente. E dovete scusare. La regina madre è entrata in questo istante. E regolarmente, scusate un momento. E bene, in attesa dell'entrata di altri. Sì, penso che ormai si attendano solo gli sposi. Sì, in effetti. Perché dovrebbero, cioè, penso che il diritto da un momento all'altro, dopo la regina, entri la consorte, la futura consorte. Ecco il principe Carlo. Patrick, spero che la linea si mantenga in queste condizioni. In questo momento il principe Carlo sta avanzando sul Cocchio, è molto vicino alla cattedrale di San Paolo, sta avanzando tranquillamente, non ci sono assolutamente intoppi. Attraverso un sfarzoso sventolio di bandierine. Inglesi. E a questo proposito c'è da far notare le tantissime cose che sono state fatte delle, per bandierine della Union Jack. La Union Jack, che non non è l'unione dei disc jockey, ma è... ma come ci disse una signora molto tempo fa, in ogni modo è veramente una cosa stupenda vedere Londra, soprattutto con tutti i suoi stupendi edifici. E queste ali di folla compostissima, devo dire, e festante soprattutto. Sembra che quest'oggi si siano dimenticate tutte le preoccupazioni che non sono poche che affliggono il Regno Unito in questi anni. In ogni modo, tutto sta procedendo regolarmente. Abbiamo, come di consueto, la linea con alcuni nostri corrispondenti. Ora Patrick Cargill ha assunto, cioè si è aggiunto a Patrick Cargill l'altro corrispondente nostro, che è Susan Calvin, che per il momento non avevamo citato. D'altronde era troppo impegnata in questi flash d'identità riguardanti il terrorista. Ecco che Susan Calvin si è affiancata e quindi daremo la linea sì, di Patrick. Che la regina sta ora facendo il suo ingresso nella cattedrale per andare a occupare il posto a lei assegnato. Benissimo. E quindi pregherei la regia di affidare a Ezio la linea telefonica di Susan e la linea telefonica riguardante Patrick, che quindi dovrebbe smistare meglio le informazioni che giungono minuto per minuto nei nostri studi. Il principe Carlo sta avvicinandosi, si sta avvicinando anche la Lady nel suo cocchio coperto, sì. Scusate. Mi dice Susan che dalla carrozza che contiene
che accompagna Lady Diana, il padre saluta forse invece della figlia, sì. Beh, forse anche perché Lady Diana è un pochettino... Ah, ecco, il principe Carlo... Il principe Carlo sta salendo la gradinata in questo istante, è un momento importante, sta viaggiando tra due ali di ufficiali in alta uniforme schierati. Mi dice Patrick che lo spiegamento di forze e di uniformi è stato notevolissimo per questo matrimonio. Il principe Carlo mi diceva scusa. Ecco, il principe Carlo mi dice che sta entrando, si è levato il cappello, sta stringendo le mani delle alte autorità ecclesiastiche che presenzieranno al matrimonio. Sì, mi diceva Susan che Carlo ha salutato la folla proprio fino al suo ingresso alla cattedrale. Ecco, benissimo, direi che... Ecco, in questo momento è affiancato dal fratello che anche gli sta stringendo le mani delle dignità ecclesiastiche. Sembra abbastanza tranquillo il principe. Sì, anche se ha un'aria... Diciamo, ha un aspetto tranquillo, ma sembra piuttosto preoccupato, più che altro per il buon esito della cerimonia. Non mi risulta che gli sia stata comunicata. Leggermente accaldato, dicono. Sì, d'altronde siamo a luglio, anche in Inghilterra c'è un certo qual caldo. Fortunatamente il tempo è stato clemente con... La regina e il principe Filippo stanno per arrivare ai loro posti. Ecco, benissimo, tutto sta andando per il meglio. Quindi manca soltanto la sposa. In questo istante siamo collegati con Londra per questa trasmissione speciale dedicata a Lady Diana Spencer e al principe Carlo, che quest'oggi, 29 luglio 1981, si sposano. E tutto, ecco che anche la regina madre, la regina e il principe Filippo sì, si sono accomodati nelle loro posizioni. In un momento di raccoglimento, mi dico. Sì, e precisamente devo dire che lo splendore di cui mi sta parlando il nostro corrispondente Patrick è veramente fantastico. La cattedrale di San Paolo non è mai stata così bella. Sì, veramente. Dimmi. È proprio un vero peccato che noi non possiamo assistere... con gli occhi, cioè vedere questi... Ma io spero che la PDA ci fornirà poi la videoregistrazione della cerimonia, perché credo sia una cosa da non perdere. E anche il principe Carlo, ecco, sta facendo il suo ingresso, sta attraversando la navata centrale della cattedrale di San Paolo per andare a occupare il proprio posto. Tutto procede con una regolarità e una solennità impeccabile, devo dire. Una cosa a cui non eravamo abituati da molto tempo. Sì, ora si attende solo l'arrivo della Lady Diana Spencer, che farà anche lei il suo ingresso nella cattedrale, attraverserà il lungo corridoio della navata centrale e poi si procederà con la celebrazione del matrimonio. Benissimo, tutto direi è in regola, anche il nostro collegamento sta regolarmente svolgendosi. Sì, io vorrei dire, cioè, è una notizia tecnica, di alzarmi forse un po' la cuffia con Susan. No, troppo. Sì, ci sono alcune... Perché non capisco. Dovete scusare, d'altronde... È una cosa abbastanza difficile far funzionare apparecchiature che per la prima volta vengono collaudate. Mai prima d'ora si era tentato un collegamento di questa portata e di questa durata via telefono. Sì, appunto, perché via satellite non è permesso alle emittenti private. Non è stata ancora chiarita la legislazione riguardo ai collegamenti via satellite di televisioni private, per cui siamo costretti a collegarci con mezzi, diciamo così, di fortuna. E con ovvie conseguenze. Sono momenti di attesa. Ecco, sono... Tanto non se hai qualche notizia sul principe. Ma io... veramente, a dire la verità,
sto dando una rapidissima occhiata a ciò che ci sta giungendo via Telex per quanto riguarda la biografia di... Effettivamente pare che questa biografia sia una cosa abbastanza monumentale. Il principe Carlo sorride mentre si sta avviando al proprio posto. Mentre anche... Sì, un attimo. Sembra abbastanza teso. Cioè, sotto questo sorriso c'è un po' di emozione, sicuramente, anche per lui. Ecco le damigelle d'onore inghirlandate, vestite veramente con dei stupendi abiti che attendono l'arrivo di Lady Diana Spencer per accompagnarla e sorreggerle il velo nuziale. Sembra che la carrozza di Lady Diana stia per avvicinarsi alla cattedrale. Quel vestito imponentissimo occupa tutta la carrozza. Così mi viene detto. In effetti io non posso vedere. So, una carrozza coperta, mi dice. È un vestito fatto apposta. Veramente imponente, con un velo veramente unico. Sono momenti di attesa. Sì, dicono che la Lady si è affacciata, o almeno si è girata verso un'ala della folla e ha sorriso. Ecco che sì, ecco, la carrozza è giunta. Sì, si è fermata sotto... in questo istante, mi sta confermando Patrick. Sì. Ed ecco che scende forse prima il padre di Lady Diana Spencer. Tutto procede con... Ed ecco, sì, sta scendendo dalla carrozza, ecco, infatti... la futura regina d'Inghilterra. Naturalmente... Un abito, mi dicono, veramente imponente. Una cosa stupenda. Un velo lunghissimo. Si sta snodando in questo istante il velo di Lady Diana Spencer, che misura perlomeno alcuni metri. Mi dicono quanti? Non si è ancora srotolato, diciamo così, integralmente. Aspettiamo da Patrick una misura più precisa del velo, che ci sorprende non sia stato già misurato. Si trattano di circa 5 metri. In circa 5 metri, se non di più, penso di più, di velo nuziale. Sta entrando nella cattedrale, penso che anche lei saluterà tutte le dignità ecclesiastiche. E tutto procede a puntino per il momento. Non ci si poteva aspettare di meglio da questa cerimonia. Siamo lietissimi che tutto proceda per il meglio. Ecco, accompagnato in questo istante, accompagnata dalla figura del padre, sta entrando Lady Diana Spencer. Il velo non viene sorretto, sorprendentemente, dalle damigelle, ma il velo strascica semplicemente per... Mi dice Susan che è veramente splendido il diadema che porta la Lady sul capo. Sì, veramente lo sfarzo a cui stiamo assistendo radiofonicamente non si conosceva da moltissimo tempo a questa parte. Dice che la Lady sorride, forse dice, ma appare ugualmente tesa. Sì, in questo momento ha un momento di ilarità con uno degli invitati. Sì, gli è stato consegnato, mi dice, un bouquet di fiori. E ora gli stanno sistemando il velo. Stanno compiendo gli ultimi... Penso sia il sarto che ha gli ultimi aggiustamenti all'immenso, vero, vestito nuziale, che naturalmente è la porta. Tutti gli occhi degli ospiti sono su Lady Diana, che sta per... Sì,
Sì. La regina Elisabetta, mi dicono, è in raccoglimento dinanzi all'altare della stupenda cattedrale di San Paolo. Direi che siamo perfettamente nel... Ecco, scatta mezzogiorno in questo istante. Sì, sono le 12. Questi sono i 101 e 600 megacicli di Pavia Radio City, collegati in via del tutto eccezionale e con una eccezionale intervista con Londra. Abbiamo udito più indietro, nella mattinata, l'intervista rilasciata a Patrick Cargill dai due futuri regnanti di Inghilterra. Stiamo in questo momento descrivendo per i nostri ascoltatori le fasi salienti della cerimonia nuziale. I due sono ormai, stiamo facendo un riassunto per coloro che si sono sintonizzati solo in questo istante, i due sono ormai all'interno della cattedrale, sono scortati, Lady Diana Spencer, dal padre, mentre il principe Carlo sta avanzando tranquillamente, senza alcuna esitazione. Adesso non so quanto tempo abbiamo ancora a disposizione, devo chiedere in regia. Ovviamente. Comunque direi che tutto sta procedendo per il meglio. Lo sfarzo e lo splendore di questa cerimonia sono una cosa senza precedenti. Mi comunicano che possiamo continuare. Possiamo proseguire. Fino a quando i due sposi saranno inginocchiati davanti all'altare, allora possiamo dire che la frittata è proprio fatta. Sì, effettivamente, anche se non l'avrei messa in questi termini, direi che la cerimonia sta procedendo ormai. Penso che ci dicono che Patrick ha un'immagine stupenda. Sì. Una telecamera dall'alto gli sta inviando le immagini incredibili della... Ecco, ci sono delle esclamazioni nella sala stampa dove c'è Cargill. Mi dicono che stanno descrivendo l'immagine di Lady Diana Spencer come una cometa, una cosa stupenda per via del lunghissimo velo che si sta elegantemente snodando e estendendo dietro Lady Diana Spencer, che sta avanzando a suono di musica verso l'altare dove fra poco avverrà la cerimonia di matrimonio, mentre il principe Carlo è già al suo posto, attende visibilmente teso l'arrivo della sua futura moglie. Sì, le ancelle della Lady dovrebbero essere 6, se non erro. Esatto, sì. È arrivata notizia. È veramente una cosa incredibile. Sorrisi. I sorrisi soddisfattissimi del principe Filippo di Edimburgo. E veramente io avrei a questo punto una curiosità. Io mi domando sinceramente se la regina Elisabetta avrà qualche reazione, o se il contegno ormai abituale, tipicamente inglese, riuscirà a averla meglio sull'emozione che immagino sia fortissima per suo figlio, che ormai è pressoché sposato, sta per impalmare Lady Diana Spencer. D'altronde l'attesa per questo giorno era piuttosto lunga, si circolava già da molto tempo insistenti voci di che era giunto il momento che Carlo si sposasse e assicurasse la discendenza al trono. Ecco, in questo istante è arrivata Lady Diana Spencer. Sorride. Il principe finalmente è accanto a Lady Diana Spencer. Principe. I due ora avanzeranno verso l'altare dove verrà celebrata la cerimonia che tutti attendevano da tantissimo tempo.
Ecco, viene posto. Ecco, stanno ricevendo, mi dicono, in questo istante dei fogli su cui è presumibilmente scritto ciò che ora si apprestano a cantare. Prima della cerimonia, infatti, sì, ci saranno dei canti. Canti che mi stanno intonati, dicendo in questo istante, sono stati scelti personalmente dal principe Carlo. E Lady Diana ha avuto poca parte nell'organizzazione, nella scelta musicale di questa manifestazione, di questa celebrazione, scusate. Ecco, le mi musiche... dicono che il principe Carlo ha intonato insieme al coro questi canti. Anche Lady Diana. Tutto... E così pure il principe Filippo. E come penso tutti gli ospiti, gli invitati. Bene, direi di siamo arrivati proprio al punto culminante della cerimonia. E sì, mi dice Susan che in un primo piano sul suo video appare la mano di Lady Diana che nervosamente agita un dito. Ecco. Ecco, direi che siamo ormai agli sgoccioli, sì, per quanto riguarda il tempo a nostra disposizione. Direi che a questo punto salutiamo e ringraziamo Patrick Cargill. Sentitamente ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa diretta, che hanno reso possibile, che direi è veramente storica. Non si era mai verificato nel mondo delle radio private un collegamento di questa portata, soprattutto di questa durata. Sì, infatti siamo oltre, siamo riusciti anche ad avere l'intervista dei due sposi che abbiamo trasmesso in apertura di questo speciale. E che veramente è questo stata... matrimonio del secolo. Il matrimonio del secolo in questo momento sta per concludersi, sono ormai i due davanti all'altare, stanno iniziando le formule di rito. Tutto è regolare, vi ringraziamo ancora una volta Ezio Pesci e Paolo Attivissimo. Vi ringrazio. Patrick Cargill da Londra. Patrick Cargill e soprattutto Susan Calvin che assieme a Patrick ha tenuto con noi la linea per il collegamento. A tutti i nostri ascoltatori ancora una volta grazie per l'attenzione. Ormai i due sono pressoché nuovi regnanti d'Inghilterra. La regina Elisabetta è visibilmente commossa, questa volta il self-control inglese classico ha perso, e d'altronde era anche giusto, non era umano, direi, che la cosa proseguisse così seriamente. C'è l'emozione nei visi dei due, le autorità ecclesiastiche stanno... pronunciando le formule ecco, di rito. Ecco, il principe ecco. Carlo si è asciugato le lacrime. Questa è una notizia. Carlo è visibilmente commosso e si è asciugato le lacrime davanti all'altare mentre stanno pronunciando le formule del matrimonio fra Lady Diana Spencer e il futuro re d'Inghilterra, il principe Carlo. E è una cosa, cioè sinceramente anche noi siamo abbastanza senza fiato, non capita tutti i giorni di fare una trasmissione di questo genere e aspettiamo che le ultime cose siano sistemate. A posto, sono le 12:10 in questo istante, siamo decisamente fuori tempo massimo, speriamo che il tempo a nostra disposizione sia ancora di qualche minuto per trasmettervi ancora le ultime novità riguardo a questo matrimonio e vi do l'appuntamento a domani mattina ci sarà l'appuntamento con le vostre telefonate per le vostre opinioni su questo matrimonio e soprattutto sul servizio di Patrick Cargill e di Susan Calvin che hanno veramente fatto un servizio lodevole. Ci scusiamo con i nostri ascoltatori per la cattiva qualità della ricezione audio della
dell'intervista rilasciata ai nostri due corrispondenti da Londra. E con questo veramente non possiamo dire altro. Ringraziamo infinitamente per l'ascolto tutti coloro, i tecnici della PDA, che hanno partecipato a questa diretta, ecco, con sì, la loro... ringrazierai anche per la scelta delle musiche il nostro John Williams, il nostro tecnico principale. E vi rimanderei dunque domani mattina nel corso della mattinata, in data che per il momento non possiamo precisarvi, in orario, scusate, non ancora precisato, ma all'incirca verso le 10:30 ci saranno, daremo il via alle telefonate dei nostri ascoltatori che rilasceranno in diretta le loro opinioni su questa cerimonia, che veramente è stata una cosa indimenticabile, che garantirà, spero, all'Inghilterra un futuro migliore di quello che ha avuto negli scorsi anni. Speriamo sinceramente, e diamo un augurio a tutti i nostri, devo dirlo, i nostri compatrioti, sinceramente, essendo di nazionalità inglese, devo chiamarli compatrioti. Un augurio di un futuro migliore, e che questo matrimonio, che lo splendore e la perfezione di questo matrimonio siano riflesse nella vita di tutti i giorni degli inglesi, e nella vita economica e politica di questa nazione, che ha alle spalle un passato veramente incredibile e stupendo. Siamo dunque pronti a salutare, ecco, in questo momento, l'autorità ecclesiastica sta porgendo sta porgendo l'anello a Lady Diana. Dovete scusare, d'altronde anche il nostro Patrick, pur essendo irlandese, ha un momento di emozione. E ecco, direi che questo è il momento veramente più solenne della cerimonia. Ringraziamo lo staff di Radio City che ci sta permettendo di andare veramente fuori tempo massimo con questa splendida cerimonia, e con la non so se quanto splendida diretta che stiamo effettuando. È ormai, credo, vicinissimo il momento del sì. Ecco, in questo momento il principe Carlo ha preso la mano della Lady Diana Spencer ha infilato l'anello. Lady Diana Spencer è visibilmente commossa dall'evento, e forse anche dalla gentilezza della stretta del principe, che in questo momento è nettamente emozionato anch'egli. E benissimo, direi tutto. Sì, Patrick, che è stato finora in contatto con me, saluta tutti gli ascoltatori di Radio City, ringrazia Susan, noi. Calvin fa la stessa cosa. Direi che in questo momento possiamo annunciare che è finalmente avvenuto il matrimonio del secolo. Lady Diana Spencer e il principe Carlo d'Inghilterra sono marito e moglie, e con questo possiamo veramente concludere in felicità, con tanti tantissimi auguri di prosperità per questa nuova coppia, la nostra diretta qui sui 101 e 600 megacicli di Pavia Radio City. Ezio Pesci vi ringrazia infinitamente. Paolo Attivissimo fa lo stesso. E l'appuntamento è per domani mattina con le vostre telefonate. A risentirci. Ciao! Ciao! In diretta da Londra abbiamo trasmesso Il matrimonio del secolo fra il principe Carlo d'Inghilterra e Lady Diana Spencer.